Buonasera, alla fine di questa puntata gol, emozioni e ricordi non li conterete davvero più perché con il replay del campionato proseguiamo con la riproposizione di tutte le immagini di tutte le partite della stagione, replay del campionato, quindi Serie A in primo piano, ma non solo, anche tutti gli eventi europei e la Coppa Italia ci tengono compagnia. Questa sera in studio con noi c'è Nicola Forcignano. Nicola, buonasera. Buonasera. Nicola Forcignano, capo cronista del giornale e con alle spalle una consistente esperienza di giornalista sportivo. Qualche anno, direi, qualche anno. Con Nicola Forcignano rievocheremo tutto quello che è accaduto nel corso della stagione, in una determinata parte della stagione. Siamo arrivati infatti alla 8ª giornata di campionato. Dopo le prime 8 giornate del campionato italiano di Serie A si è delineata una situazione di classifica che andiamo a vedere, che andiamo a considerare con la nostra grafica. Dopo le prime 8 giornate di Serie A, Fiorentina 18 punti, Juventus 17, Roma e Milan 14, Lazio e Parma 13, Inter 11. Quindi dopo 8 giornate, Nicola, Milan e Lazio, che sono state poi alla lunga le grandi storiche del campionato, erano ancora indietro. Quindi è un campionato che smentisce se stesso settimana dopo settimana e periodo dopo periodo. Direi che fa subito sorridere andare a rivedere questa marcorda della classifica, fa subito sorridere perché poi nessuno credeva che questo campionato potesse pigliare questa piega, che potesse poi offrire dei protagonisti completamente diversi.